di vedere la storia ci aiuta non solo a ricordare, ma anche direi a progettare sull'esempio di tante persone che ci hanno dato delle testimonianze vere e autentiche come Fra Gerardo. Vorrei rispondere essenzialmente a tre domande, proprio partendo dalla figura e dal ministero che ha vissuto Fra Gerardo, quello di vice postulatore o postulatore. Cos'è un postulatore? Qualcuno lo sa, qualche altro lo sa a metà, ma il postulatore non si può capire se si esclude da un altro contesto che è la santità. E cos'è la santità? La santità, dice Papa Francesco, è la vera luce della Chiesa. Come tale essa va messa sul candelabro perché possa illuminare e guidare il cammino verso Dio di tutto il popolo redento. Allora i postulatori chi sono? Sono proprio quelli che con la loro azione fanno risaltare, fanno scoprire questa luce che viene dai battezzati che hanno saputo vivere e testimoniare il Vangelo con passione, con dedizione esemplare e con autenticità. Il postulatore non è un professionista, non è una professione e non è nemmeno un mestiere, ma è un ministero che richiede due cose essenziali: il servizio alla verità e la sincera cooperazione con la Santa Sede. Questo servizio deve essere vissuto con spiccata sensibilità evangelica e con rigore morale. Perché vedete, care sorelle e cari fratelli, le cause dei santi non sono solo realtà processuali, perché una causa per la canonizzazione è un vero e proprio processo. Pensate che uno dei processi, se non l'unico processo più complesso di tutte le storie della canonizzazione, è stato proprio quello di Padre Pio. Ma il processo di beatificazione ha un carattere spirituale. E la seconda domanda: cosa accade e cosa è accaduto nel nostro caso specifico dopo che Padre Pio è stato canonizzato? Che cosa è successo alla postulazione? Qual è il compito della postulazione? Chiaramente con la canonizzazione si chiude la fase processuale di tutto il complesso iter di una qualsiasi causa di canonizzazione. La postulazione non cessa, semmai con modalità diverse, con attori e protagonisti diverse, continua un lavoro legato a che cosa? Legato allo sviluppo della fama di santità, in questo caso allo sviluppo della fama di santità di Padre Pio, e dall'altro lato anche all'approfondimento del suo messaggio e della sua spiritualità. Come? In che maniera? Anzitutto continuando a studiare, continuando a penetrare nella vita di Padre Pio, in cui e da cui sono emerse le meraviglie che il Signore ha fatto in lui, continuando a indagare sulla sua spiritualità. E questo continuo studio si arricchisce sempre di nuovi elementi, di nuovi dettagli e di nuovi sviluppi che non sono utili a chi studia o alla postulazione o ai frati, ma tutto ciò è utile per un solo scopo, cioè per il nostro cammino di santità, perché la luce che viene dalla santità, come abbiamo ascoltato all'inizio nelle parole di Papa Francesco, deve aiutare il popolo di Dio a camminare nella santità, a farsi santi.
Cioè, sorelle e fratelli, i santi non sono fatti da mettere nelle nicchie. Noi li mettiamo nelle nicchie, le statue, e restano là. I santi sono fatti per essere buttati fuori dalle nicchie, per andare in mezzo al popolo, perché devono, con il loro esempio, devono inquietarci, devono continuamente spronarci a vivere il Vangelo con autenticità, devono continuamente ricordarci che anche noi possiamo diventare santi. Questo lo si può fare, lo si fa in mille modi. Lo stesso sviluppo della rivista Voce di Padre Pio, la rivista Studi di Padre Pio, le pubblicazioni continue e costanti che si fanno anche in varie lingue, degli scritti di Padre Pio, di libri su Padre Pio, lo stesso culto delle reliquie mira solo a questo. Padre Pio diceva che la devozione vera è imitazione. Poi vi è un compito alquanto delicato, direi, un ruolo della postulazione, che è quella di essere garante ed interprete dell'autenticità del pensiero e della spiritualità di San Pio. Vedete, Padre Pio, che è un santo popolare, corre proprio il rischio che ognuno se lo tira dalla parte propria, ognuno si erge a interprete, a erede, a vero e autentico testimone di Padre Pio. Ognuno spesso interpreta in maniera libera Padre Pio, alcune volte si abusa di Padre Pio e dei suoi insegnamenti, altre volte, ahimè, lo si strumentalizza. Pensiamo a quelli che vedono in Padre Pio un profeta di sciagure. Sciagure di qua, terremoti, fine del mondo, una dimensione e una lettura apocalittica di Padre Pio. Oppure pensate a quelli che dicono: io vedo Padre Pio perché Padre Pio appare qui, appare lì. O chi, come ho detto, si sente erede di Padre Pio. Bene, tutte queste cose devono essere sempre comunque studiate e passare sotto il vaglio di chi è garante e interprete della spiritualità di Padre Pio. Qualcuno addirittura strumentalizza Padre Pio per attaccare e calunniare la Chiesa e il Papa. Facciamoci una domanda. Quale luce, per esempio, in questo determinato momento storico, sia per la Chiesa che per il mondo, la spiritualità e l'esempio di Padre Pio può offrirci? Quale luce in questo momento Padre Pio ci può offrire perché noi possiamo continuare a camminare sul nostro cammino di perfezione e di santità? Beh, la prima luce lo sappiamo, ma non dobbiamo mai dimenticarla, è la preghiera. La preghiera e l'invocazione al Signore per il dono della pace nel mondo. Quella stessa preghiera, quello stesso dono della pace per cui nacquero i gruppi di preghiera di Padre Pio dopo l'appello di Pio XII, in un momento storico dell'Europa in cui si viveva la Seconda Guerra Mondiale. La seconda luce che per me Padre Pio ci offre è l'obbedienza al Papa. Io non entro nei dettagli, peraltro sono noti, ma lascio la parola a Padre Pio. Un giorno, Padre Pellegrino Funicelli, che molti di voi ricorderanno, discuteva proprio con Padre Pio delle incomprensioni che lui aveva avuto con alcuni uomini di chiesa che svolgevano un servizio di autorità. A un certo punto, Padre Pellegrino, con la sua sagacia ma anche il suo coraggio, fece questa domanda a Padre Pio: e se il Papa ti comandasse di non avere più delle visioni, come reagiresti? Padre Pio rispose: se avessi quest'ordine ne soffrirei, ma se Gesù mi apparisse con grande sofferenza gli chiederei di andare via. L'obbedienza di Padre Pio per il Papa nasce dall'amore per il Papa, nasce dal suo amore per la Chiesa e si trasforma in preghiera per il Papa.
non in contestazione. E strumentalizzare Padre Pio per questo vuol dire non aver capito nulla, né di Padre Pio e né della Chiesa. Un'ultima annotazione, in maniera molto sommessa. Faccio mio il desiderio di Fra Gerardo di Flumeri, di affidare alla Chiesa l'opportunità e il giudizio per proclamare Padre Pio dottore della Chiesa. Chi è un dottore della Chiesa? Non è uno che si laurea all'università. Il dottore della Chiesa, come dice il grande Papa Benedetto XIV, che è il fautore delle prassi e della teologia della beatificazione e canonizzazione, scriveva ai suoi tempi che il dottore della Chiesa deve possedere una dottrina eminente, deve avere una insigne santità di vita e poi deve ottenere la dichiarazione del Sommo Pontefice oppure di un concilio. Beh, per me queste cose ci sono, ma in un processo in cui bisogna preparare proprio una posizione, non sulle virtù, ma sulla eminente dottrina del candidato, beh, per me queste cose ci sono in Padre Pio e c'è anche questa dottrina eccelsa. Qui la dottrina eccelsa non si intende come nozioni, ma si intende la dottrina che nasce dalla sapienza di Dio, la dottrina che nasce dal consumarsi le ginocchia perché nasce dalla preghiera. Questa è la vera dottrina nella Chiesa. Per me, dicevo, ci sono. Occorre continuare a indagare, perché già ci si è mossi in questo, ma principalmente, secondo me, occorrerebbe indagare sulla pedagogia del confessionale di Padre Pio e sul metodo della direzione spirituale che Padre Pio ha vissuto ed ha impartito, e che, se il Signore vuole, si possa realizzare tutto questo per il bene della Chiesa e per il nostro cammino di santità.